Tonti, dopo qualche giorno, cosa resta di questo traguardo storico che siete riusciti a conquistare? Resta una gran felicità e abbiamo dimostrato ancora una volta di avere un gran gruppo e abbiamo raggiunto l'impossibile. Ti aspettavi l'accoglienza che c'è stata la notte alle 2:30 a Piazza Martiri della Libertà? C'è stata un'accoglienza che io penso che non si aspettava nessuno. E ci hanno accolto con gran calore e siamo molto contenti di questo. La promozione può essere uno stimolo per restare? Sicuramente mi farebbe molto piacere rimanere perché mi trovo veramente bene qui. Adesso ci godiamo questo bellissimo momento, poi vedremo cosa fare. Sabato l'ultimo impegno con l'Ascoli, anche se avete già vinto, ce la metterete tutta lo stesso? Oh, certo, sicuramente è una partita bellissima, con una cornice importante, quindi ci teniamo a far bene. Ha avuto un gran gruppo che ha saputo e cavalcare anche delle grosse difficoltà durante il campionato. Abbiamo reagito sempre nel migliore dei modi e siamo contenti di questo. Campitelli, come io penso, un po' tutti si è lasciato andare, era molto felice e contento, come giusto che sia. Sì, diciamo che in attacco hanno fatto un ottimo lavoro, in due hanno fatto 42 gol e ancora il campionato non è finito perché manca l'ultima partita sabato. In difesa siamo andati migliorando di partita in partita e il primo attacco diciamo che è la difesa, quindi siamo contenti di questo, abbiamo fatto un ottimo campionato anche in tutti i settori.